Eccoci qui puntuali come tutti i lunedì nell'angolo della cucina e come promesso lunedì scorso, quest'oggi faremo un risottino, anzi lo farà il nostro mitico cuoco Giorgio. Giorgio, allora? Ciao Serena. Siamo pronti? Sì, sì, ho fatto il risotto con rosmarin. Il risotto con rosmarin? Sì, perché schegge ne pochi, qua bisogna far poco. Niente carne allora? No. Niente carne, niente pesce, rosmarin, una ricetta semplicissima. Sì, 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 sì. Partiamo subito con gli ingredienti perché la ricetta comunque è facile. Però sì, tanti ingredienti, però insomma... Non è mia complicata come la pare che la sia, ecco. Allora partiamo subito. Mettiamo nella pentola il nostro bicchiere di vino bianco. Aggiungiamo i nostri scalogni, circa 2 o 3, vero Giorgio? Dipende dalla grandezza. Aggiungiamo in un secondo tempo il nostro burro, circa 30 grammi, un quadratino, sì. Per poi aggiungere l'olio. Aggiungiamo nella pentola un mestolo di brodo vegetale. E lasciamo così in posa finché non bolle l'acqua. Sì, bisogna lasciarlo lì un quarto d'ora, 20 minuti, finché si appassisce ben lo scalogno. Benissimo. A fuoco medio. Dunque è ben visibile. Quando si appassisce lo scalogno vuol dire che è il momento di buttare il nostro vialone nano. Il nostro riso, più o meno 4 etti per 4 persone, dice la ricetta, appunto. E va immerso in questo brodo vegetale per circa quanti minuti, Giorgio? Classici? 20 minuti, il solito riso, con 20 minuti, 20-25 minuti, dipende da che riso uno prende, insomma. Certo, benissimo. Nel frattempo noi lo mescoliamo ogni tanto, quando più o meno siamo a fine cottura aggiungiamo alla mantecatura il nostro rosmarino tritato, 2 cucchiai, però sì. Specifichiamo questo rosmarino, esatto. Com'è. Esatto, allora Serena, bisogna mettergene poco, sì. Perché sennò se ne mettiamo massa, ok, bisogna buttare via tutto perché diventa talmente amaro che è immangiabile. Dunque le quantità devono essere proprio giuste, 2 cucchiaini. Poco, poi si assaggia, certo. Conforme uno gli piace il gusto, poco, tanto, però poco. Poco, però per addolcire un po' il tutto noi aggiungiamo sempre la nostra panna, dunque 2 pacchettini di panna, sì. Per mantecare il tutto e infine 3 cucchiaini di grana grattugiato. Sì, anche 4 cucchiaini. Anche 4, esageriamo, eh? Non sì. Badiamo a spese. Per questa ricetta per 4 persone siamo a circa 12 euro di spesa. Sì, appunto per quello, cioè una spesa non è che la sia... eccessivo, insomma. Certo, io direi che questo risotto è molto buono perché io in realtà l'ho già assaggiato durante sì. La mantecatura e soprattutto è abbastanza alternativo perché non è il solito risotto con le verdure o con la carne. Sì, risotto. Anche perché è il periodo adesso Serena del rosmarino che regadi i profumi, cioè per me le un'erba che lei è eccezionale. È vero, è vero, è multiuso. Benissimo, caro Giorgio, direi che questa ricetta è ottima. Io direi che possiamo concludere qui la nostra ricetta, però non prima di dire che ci vediamo lunedì prossimo con un'altra buonissima ricetta. Novità. Cosa sarà? Non possiamo dirlo. No, è una sorpresa. No, appuntamento lunedì prossimo con il nostro cuoco Matto Giorgio. Ciao!